Bentrovati a Momento Giallo. In questa puntata desidero parlarvi di uno scrittore che mi piace tantissimo, Antonio Manzini. Da molti viene definito quale astro nascente del giallo italiano e secondo me non vi è un eccesso di generosità in questa affermazione, perché Antonio Manzini ha davvero parecchie carte in regola per poter diventare una cosiddetta star della letteratura. Lui scrive bene. Lui ha saputo inventare un personaggio straordinario. Lui, e la cosa forse poco nota, ha dietro di sé un bagaglio di letture incredibili, perché è ironico, quando lo si incontra è disincantato, sembra simpatico, ha fatto l'attore, ha fatto lo sceneggiatore, però lui tace, ma ci sono ore e ore e ore, se non giorni o mesi o anni di grandi letture. Tant'è che in certe sue apparizioni pubbliche, quando lo si tocca su questo aspetto, ecco che lo si vede illuminare. E tra l'altro, fra le altre cose, lui non disdegna di confessare che per lui il libro è Delitto Castigo, insomma, non proprio un libro da poco, quindi ha una cultura non indifferente dietro le spalle. Antonio Manzini, che io ho avuto la possibilità di conoscere personalmente, è stato infatti ospite a Tutti i colori del giallo di Massagno nel 2014, ha proposto al pubblico in 3 anni, 3 libri, 3 romanzi, 3 gialli, uno più bello dell'altro. Ha proposto dapprima la costola Pista Nera, poi la costola di Adamo e infine Non è stagione, tutti pubblicati dalla Selleri. Di Antonio Manzini. Un personaggio straordinario perché ha un vissuto. Lui è cresciuto nella Roma, lui è un romano di Trastevere, ha conosciuto la Roma violenta, quella della Banda della Magliana o quella di Romanzo Criminale, se vogliamo. E poi, essendo dalla parte della giustizia, è stato trasferito per castigo in Valle d'Aosta. Lui ha toccato un intoccabile, è andato a curiosare dove non doveva. Tra l'altro, queste cose noi non le sappiamo dai suoi 3 romanzi che ho già citato, ma dai racconti che sono stati pubblicati sempre dalla Sellierio, quelle antologie che ogni tanto la casa editrice palermitana propone, Capodanno in giallo, Ferragosto in giallo, eccetera, eccetera. Là dove c'è Manzini, ecco che lui si permette in questi brevi racconti di raccontarci il prima del Rocco Schiavone in Valle d'Aosta. Rocco Schiavone affronta la Valle d'Aosta vestito come un sessantottino, forse sarebbe meglio come un po' sessantottino, armato di Clarks e Loden, sono i suoi marchi irrinunciabili, e non sono ovviamente adatti per affrontare un ambiente dove magari è giusto che capiti, o magari può accadere che nevichi anche nel mese di maggio. Dove c'è tanta acqua, tanta neve, tanto freddo, tanto gelo, in pista nera, se addirittura sulle piste oltre i 2000 metri, e il nostro eroe con le Clarks e con il Loden, ovviamente sempre infreddolito. È straordinario perché ha un rapporto con la legge un po' particolare, cioè quando c'è volo lui la oltrepassa la legge, non è sempre ligio a quanto viene detto dai sacri testi della giustizia. È un poliziotto un po' anomalo, un po' atipico, sembra burbero, ma è anche un po' depresso, non disdegna la scazzottata, ha un rapporto con il mondo femminile un po' particolare, lui è vedovo e non ha ancora elaborato il suo lutto, tant'è che con le donne mostra forse non certamente il suo lato migliore, però è un fascino che è più unico che raro, perché in queste sue contraddizioni lui sa essere vero, non disdegna la battuta, anzi, alla mattina lui desidera, ha bisogno più che desiderare, ha un bisogno di farsi una canna e lo fa nel suo ufficio, quindi nei locali della legge. Perché lui non riesce a ragionare, non riesce a connettersi con il mondo, come si dice oggi. Dicevo, 3 romanzi, uno più bello dell'altro. Perché?
perché la scrittura, al di là della fascinosità di Rocco Schiavone, perché lui ha la scrittura, perché lui possiede la scrittura, ha una cifra espressiva fatta di ritmo, lui conosce il tempo, è stato sceneggiatore, è stato attore, è Antonio Manzini, e quindi sa il valore del tempo. Il linguaggio è semplice, però una semplicità che non è mai banalità. Ma poi soprattutto c'è questo suo confronto con il lato oscuro, con il male, e va ad Aosta a cercare il male, in Valle d'Aosta, la valle ritenuta la più bella, la più felice, anche lì è arrivata la mafia, anche lì sono arrivati gli intrallazzi di potere, sono arrivati gli intrallazzi dati dalla conquista di soldi, di potere, di sesso. Insomma, anche la Val d'Aosta, a me verrebbe voglia di aggiungere anche il Canton Ticino, anche la Svizzera, non sono alieni da queste purtroppo triste novità. E Rocco Schiavone è un raggio di luce, se vogliamo, anche se è contorto, anche se non disdegna la violenza. Beh, le sue avventure sono una più bella dell'altra. Io ho avuto la possibilità di conoscere Antonio Manzini, lo confesso, ho una personale ammirazione per lui, anche perché mi ha fatto, questo per non per fare un po' lo sborone, lo scaffone, ma per dirvi che personaggio è, in una sua dedica, lui mi scrive: Fabrizio, è inutile dirti che se scendi a Roma e non mi chiami, faccio venire Rocco a Lugano, e non è una cosa simpatica. Ecco, questo è quello che mi ha scritto nella Costa di Adamo, e questo ci dà un particolare in più su quello che è Antonio Manzini. Adesso si dice che vuole darsi al cinema, che probabilmente si cimenterà con la regia, ma che però ha anche tante cose da dire. Beh, io soprattutto lo aspetto quale lettore felice e grato per le sue opere. Per oggi è tutto, e quindi ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Vi ringrazio per la pazienza che dimostrate, e alla prossima.